Contesto, sindaco, la saluto nuovamente. Ormai sono di casa, posso dire, e sempre con molto molto piacere in questa piazza che si presta ormai a diversi incontri, la maggior parte proprio voluti, organizzati dalla Proloco, una delle Proloco più attive, quelle sì, di tutta la regione Calabria, non solo della costa. Quindi un plauso va anche al presidente, che riesce sempre a movimentare 365 giorni l'anno, e questo diventa importante non solo il periodo estivo. Ottava edizione, dicevamo, appunto, del Festival della Cipolla Rossa di Calabria. Oggi è l'apertura di questa 3 giorni, che chiuderà appunto il 13 con quello che sarà la giornata clou di questa 3 giorni. L'incontro di oggi era per far conoscere in maniera più specifico quella che è conosciuta in tutto il mondo come la cipolla rossa di Tropea, ma anche su questo ci sarà da dire e spiegheremo il motivo. Perché la cipolla rossa di Tropea è identificativa di un'area molto più vasta, che comprende appunto anche Campo Renocera Tirrenese, tant'è che è stata riconosciuta proprio a Bruxelles anche come la rossa di Calabria, ed è quello il vero marchio che viene poi portato in tutto il mondo. Avremo modo di interloquire con i vari relatori anche degli aspetti nutrizionali e di quant'altro, quello che caratterizzano. Presidente, ottava edizione di un festival che ha come emblema un prodotto tipico. Le Proloco fanno anche questo: tutelano, valorizzano i territori, le identità, e creano dei marcatori territoriali per creare appunto non solo turismo, ma molto di più, conoscenza dei nostri territori, riappropriarci anche della storia dei nostri territori. Allora, buonasera a tutti. Chiediamo scusa, come ha fatto Fabrizio, e chiediamo scusa per il ritardo. E quest'anno abbiamo voluto, diciamo così, triplicare questo grande evento che è il Festival della Cipolla Rossa, che ogni anno ci vede protagonisti il 13 di agosto. Abbiamo voluto aumentare un po' per cercare di farla conoscere ancora meglio, quindi iniziamo questa sera con un convegno che dovrebbe essere una cosa nuova per quanto riguarda il Festival della Cipolla Rossa. Certo, siamo all'inizio, quindi abbiamo un po' di pazienza per quanto riguarda. Ci auguriamo che per l'anno prossimo sarà ancora più sentito. Io come Presidente della Proloco, vi ringrazio tutti per essere presenti. Grazie, siamo a metà agosto, quindi è un periodo molto impegnativo, c'è festa dappertutto, quindi tutte le Proloco e non sono impegnate in qualcosa da fare. Grazie a chi è questa sera qua, grazie al Sindaco, grazie anche al Sindaco di Nocera, che per un impegno ha dovuto andare via e quindi non ha potuto essere dei nostri, però è venuto e c'è stato. Poi grazie anche a chi non è venuto, però grazie a chi c'è qui questa sera con noi. L'importante è che se ne parli, caro Presidente, l'importante è che in qualche modo si continui a mantenere sempre vivo queste manifestazioni di questo tipo. I complimenti vanno anche a chi ha realizzato questi bellissimi bouquet. Chi è? La moglie, come sempre. Un applauso. Quelle donne che lavorano dietro, però sono sempre presenti e sono veramente fantastiche. Sindaco, a lei i saluti istituzionali, ma non solo, anche l'apertura di questa 3 giorni, che in qualche modo ormai caratterizza l'estate di Campo Ramantea. Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie per questo bel convegno che è prodromico a quello che sarà il Festival della Cipolla Rossa di Tropea. Lo dicevo nell'intervista, la nostra è una terra dei sapori ed è anche una terra dei saperi. Sapori questa sera, saperi il bel convegno che vi è stato sull'arcologia organizzato dall'assessore Veltri l'altra sera. Quindi si parla di cultura, cultura sia dei prodotti enogastronomici sia di cultura per quanto riguarda la riscoperta di quello che è Temisa. Sono due temi che si interfacciano, hanno a che fare con la terra, ma
specialmente quello, la tematica di questa sera è pregnante perché si aggancia sia a un momento sociale ma soprattutto a un momento economico, perché l'indotto che c'è intorno alla cipolla fa di questa località la perla del Tirreno cosentino, della Calabria, perché viene conosciuto non solo a livello comprensoriale ma anche a livello nazionale e anche a livello mondiale come la località che dà un prodotto della terra capace di avere qualcosa di organolettico utile soprattutto per la nostra salute. Ne parlerà sicuramente dopo la dottoressa Capone, nutrizionista che io saluto, così come saluto l'assessora Veltri che è sempre presente, è delegata e assessora all'agricoltura, oltre ad altre deleghe, quelle del turismo, e questo fa parte anche di quello che è il calendario delle manifestazioni turistiche. Quindi abbiamo cercato di arricchire queste manifestazioni estive con convegni, con manifestazioni, con eventi, con cantanti, con artisti, cercando di allietare sia la nostra comunità, sia i nostri concittadini, ma soprattutto quel turismo. Io dico che bisogna puntare su un turismo di qualità, facendo capire quali sono le nostre peculiarità. Un caro saluto va anche alla moderatrice Fabrizia Arcuri, la ringrazio, così come ringrazio anche Antonello Grosso Lavalle, il presidente dell'Umpli della provincia di Cosenza, ma un grande ringraziamento va soprattutto alla Proloco di Cambra San Giovanni nella persona del suo presidente Antonio Isabella, poliedrico, eclettico, capace di far sposare le bellezze del nostro territorio con manifestazioni canore, con manifestazioni che allietano le nostre soprattutto serate di calure estive e fa sposare diciamo quello che è la cultura con i sapori. Io di questo voglio ringraziarlo. L'importante di questa serata, di questo convegno, che è il primo delle tre giorni, è una novità diciamo anche per la nostra comunità, è quello soprattutto di creare un turismo diverso, un turismo che riesca ad abbracciare quelli che sono i nostri prodotti enogastronomici, cioè chi viene qua sa sicuramente che non c'è soltanto il mare, non ci sono diciamo le bellezze delle colline qui vicino, ma ci sono anche dei prodotti grande il nostro territorio. E allora che bisogna fare? Bisogna andare a intercettare, perché oggi diventa anche difficile fare turismo, non c'è più il turismo di una volta, quello che volontariamente sceglieva le nostre zone per estivare. Oggi invece diventa più difficile perché dobbiamo andare a intercettare quali sono le esigenze di un turista sempre più esigente. Abbiamo oltre 20-22 strutture ricettive, quindi l'istituzione che è qui presente questa sera deve fare in modo di veicolare e quindi trovare quegli accorgimenti capaci di portare il turista qui nelle nostre zone. Bisogna allora puntare a che cosa? Soprattutto bisogna puntare a un marketing territoriale, cioè incominciare a sposare quello che esce fuori attraverso i nostri giovani dall'Università, per esempio della Calabria, Scienze Turistiche, studiare quello che mettere a frutto quello che i nostri giovani studiano all'Università della Calabria e tramutarle, trasferirle nelle nostre località. È questo quindi l'importanza del convegno di questa sera: prodotti enogastronomici, turismo, commercio, socialità, indotto intorno a questi prodotti tipici della nostra località. E inoltre la presenza di illustri relatori, di esperti in materia, ho parlato appunto della dottoressa Capone, di conoscitore delle proprietà organolettiche appunto della cipolla, che è di questo stasera si parla, dimostrano che investire nella ricerca e nella comunicazione sia sempre più l'arma vincente, perché noi dobbiamo puntare soprattutto su due fattori, sulla comunicazione e soprattutto puntare sulla pubblicità. Dobbiamo fare in modo che la nostra cittadina diventi una vetrina capace di veicolare tutto ciò di bello che esiste nel nostro territorio. Stasera sicuramente da questo convegno usciranno delle proposte utili, e non solo devono rimanere parole, ma devono concretizzarsi in fatti concreti.
Per questo voglio ringraziare ancora la Proloco, che non è soltanto un veicolo capace di far divertire la nostra comunità, i nostri turisti, ma è capace anche di mettere intorno a un tavolo persone, tecnici, esperti della materia, istituzioni, per trovare una soluzione in tal senso. Grazie, grazie di cuore, e spero, diciamo, che questa serata possa, diciamo, continuare domani, così come col festival tra 3 giorni, quindi diciamo giorno 13 ci sarà il festival della cipolla, dove ci saranno altre illustre personalità anche del mondo istituzionale, perché non deve essere qualcosa che si fermi soltanto a questa località, ma dobbiamo iniziare a fare quello che io dico rete. Grazie. Grazie Sindaco, è stato esaustivo, esauriente, e soprattutto ha messo in evidenza alcuni passaggi fondamentali. Prima di tutto, appunto, il concetto di rete che bisogna fare con i vari territori, tenendo bene a mente quelle che sono le peculiarità e l'identità di ognuno, nel rispetto di ognuno. E questa terra, tra l'altro, è ricca di caratteristiche che oggi, come lei ha detto e sottolineato, anche attraverso una comunicazione pulita, e non la Calabria non è solo cronaca nera, ma la Calabria è il racconto di territori che hanno tanto da dire, e voi tra l'altro siete stati anche attivi da questo punto di vista anche nei giorni scorsi, attraverso anche momenti di incontro su quella che è la storia e l'archeologia dei nostri territori. Quindi riappropriarci di questo aspetto significa molto. Sapori, profumi, odori e identità. L'assessore l'ha presentato lei, tra l'altro ha una delega, delle deleghe importantissime che in qualche modo hanno anche anticipato quello che è il nuovo governo, perché turismo e agricoltura adesso camminano insieme. Si è deciso appunto di mettere insieme questi due oggetti, quindi il turismo e l'agricoltura, perché oggi il turismo è anche enogastronomia e muove dei fatturati altissimi, c'è una casistica grande che evidenzia come alcuni turismi sono proprio mossi dalla ricerca non solo esperienziale del luogo, ma anche del prodotto tipico. Quindi che in Italia, qui in Made in Italy, si mangia bene, e nel sud c'è la chicca, il fiorfiore di quelle che sono le tipicità, è ormai risaputo. Quindi un plauso all'amministrazione che ha saputo anche anticipare questo metodo, che diventa poi un metodo, assessore, vero? E lei tra l'altro sappiamo che riesce a farlo in maniera perfetta. Beh, grazie, buonasera a tutti, è un piacere per me essere qui stasera per parlare proprio di questo festival che, come diceva lei, è ci riporta alla nostra identità, a quello che è stata la nostra cultura nel tempo, e effettivamente questo binomio di deleghe che il sindaco mi ha voluto concedere non è a caso, perché noi vogliamo coniugare quello che è l'agricoltura col turismo, e quindi far conoscere a 360 gradi tutte le bellezze del nostro territorio. Questa sera è la prima delle 3 serate che si svolgeranno qui a Campora San Giovanni per il Festival della Cipolla, e voglio innanzitutto ringraziare la Proloco di Campora per l'ottimo lavoro svolto, e devo dire che lo fanno in modo egregio, anche con grandi sacrifici e con spirito di servizio, spesso tralasciando impegni familiari, anteponendo il bene comune al proprio. E siete davvero ammirevoli, ragazzi, grazie davvero. Grazie. Poi li vorrei ringraziare per la bella programmazione che hanno messo in campo anche quest'anno, che ha arricchito il cartellone unico del Comune di Amantea con contenuti di qualità come quello di stasera. Lodevole anche l'iniziativa di allungare il festival per dare la possibilità a molti di poter vivere e conoscere la nostra realtà.
Parliamo di festival dunque, non di festa, perché si celebra una storia, un territorio, perché si entra in contatto con le peculiarità di un prodotto che ha colonizzato questi luoghi, grazie alla caparbietà di uomini che ci hanno sempre creduto, senza arrendersi davanti alle mille difficoltà incontrate durante il cammino. Scusate questo passaggio che è un po' personale, perché io sono di parte quando parlo della cipolla, visto che faccio parte della terza generazione di agricoltori che hanno speso la loro vita proprio in questo settore e nella produzione della cipolla rossa. Quindi vorrei ricordare mio nonno Salvatore, che lasciatemi passare questa nota, ma mi sembra doveroso ricordarlo, perché non c'è più e che ha speso tanto tempo e un impegno e si è impegnato molto per la promozione di questo prodotto quando era per lo più sconosciuta ai molti, e con grande passione ha voluto spendere la sua intera esistenza investendo tutto sulla cipolla rossa, che oggi, anche grazie al suo contributo ed impegno politico, vanta il tanto agognato marchio IGP, sinonimo di prodotto tipico di qualità, che ci ha fatto conoscere nel mondo. Grazie. Proseguendo ed entrando nel merito del tema della serata, che praticamente è la cipolla rossa, volano economico per il turismo rurale, devo dire che io penso che il nostro territorio oggi abbia tutti gli ingredienti necessari e giusti per offrire un turismo di qualità agli utenti più esigenti. Possiamo vantare dalle spiagge mozzafiato di un mare cristallino e a soli pochi minuti di macchina di bellissimi paesaggi di montagna. Abbiamo luoghi che rievocano la storia millenaria di questa città, cultura da rivivere attraverso l'arte e l'archeologia di cui la nostra terra è ricca. Proprio l'altro ieri, come diceva prima il nostro sindaco, c'è stato un interessante ed importante incontro in questa stessa piazza, dove si è parlato dell'antica Temesa, argomento molto sentito e dal quale la nostra amministrazione vuole dare risposte concrete per il dissotterramento definitivo dei tesori nascosti delle nostre radici, che ancora giacciono sepolti e che vorremmo poter rendere al più presto fruibili al pubblico, con un potenziale ritorno in termini di immagine ed economico per la città e per il comprensorio, che saranno, a mio avviso, elevatissimi. E in più possiamo vantare al nostro attivo un turismo enogastronomico, come diceva proprio la giornalista, dove spicca tra gli altri prodotti d'eccellenza la nostra oramai famosissima cipolla rossa di Tropea Calabria IGP. La nostra area è da sempre vocata alla coltivazione di questo importante ortaggio ed è proprio qui che si ha la maggior produzione, che viene venduta per lo più alla GDO italiana ed estera. Il turista pertanto da noi ha la possibilità di vivere una vacanza multisensoriale, potendo godere dell'arte, della cultura, della natura e degli odori e dei sapori che ci caratterizzano. Per quanto concerne proprio il turismo rurale, si può considerare senz'altro una forma di turismo sostenibile ed è sempre più diffuso. Si tratta di occasioni uniche in cui il turista, che diventa anche lavoratore o manodopera, qualsivoglia, vive a stretto contatto con la realtà agricola, godendone di tutti i benefici. Può capitare così che si lavori nei campi sin dalle prime luci dell'alba fino alla sera, ma ci si ristori poi guardando un tramonto del luogo prescelto, magari mangiando il frutto delle fatiche dei giorni precedenti. Il tutto in piena condivisione con i proprietari delle terre, in un'atmosfera di assoluta convivialità e naturalità, come accadeva una volta. Alcune delle aziende, piccole realtà agricole che offrono questo servizio, lo fanno in cambio della forza lavoro di chi decide di soggiornare da loro. Altri chiedono un piccolo contributo, ma comunque si decida di vivere questo rapporto con la terra, ci si sentirà parte integrante dei ritmi della natura, della famiglia che ospita e della realtà contadina. La nostra città ed il nostro territorio hanno quindi tutte le carte in regola per poter offrire anche questo tipo di servizi al turista che volesse scoprire di più sul nostro prodotto per eccellenza, la cipolla rossa di Tropea Calabria IGP, vantando svariate aziende agricole che operano nel settore ed è
estendendosi su centinaia di ettari di terreno prevalentemente coltivato per la produzione dell'ormai più famosa e salutare cipolla al mondo, come avrà modo di spiegarci meglio la nostra cara Barbara, esperta nutrizionista. Il turismo rurale, penso, sia ancora poco conosciuto da noi, ma vanta al mondo un gran numero di persone che desiderano conoscere un territorio e la sua tradizione. Noi siamo sicuramente conosciuti come un popolo accogliente e laborioso, con la cultura dell'ospitalità. Pertanto sarebbe un potenziale in più di sviluppo turistico ed anche economico sfruttare quest'ulteriore opportunità, anche per far vivere i nostri borghi e il nostro centro storico. Vorrei raccontarvi una piccola anteprima di quello che vedrete nella trasmissione di Linea Blu che abbiamo avuto l'onore di poter ospitare nella nostra città. È girata proprio tra Campora, Coreche e Amantea nella prima settimana di luglio e che ben esprime il concetto delle potenzialità di sviluppo turistico e relativo ritorno economico legato alla nostra cipolla, che con la sua notorietà offre alla città. Proprio gli autori della trasmissione televisiva Linea Blu, che andrà in onda a breve, presumibilmente la prima settimana di settembre, anche se sto aspettando notizie ufficiali in merito prima di divulgare la data definitiva, hanno voluto riprendere, oltre al nostro meraviglioso mare e dei nostri scorci cittadini più belli, anche la tipica lavorazione della nostra cipolla, per descrivere al meglio il nostro territorio e le sue caratteristiche e peculiarità. Nel dicembre ultimo scorso c'è stato anche un altro momento importante di promozione turistica e gastronomica per la città di Amantea, con un'altra importante trasmissione televisiva, Ricetta all'italiana, condotto da Davide Mengacci e Anna Moroni. Anche in quell'occasione si è parlato della cipolla rossa di Tropea Calabria GP, nonché dei nostri fichi, che sono anche dei prodotti ottimi del nostro territorio. Pertanto ritengo che la chiave di volta per incentivare il turismo da noi, in ogni sua forma, sia quello di pubblicizzare attraverso TV, stampa e soprattutto attraverso i canali digitali tutte le nostre risorse che tanto ci caratterizzano e ci differenziano da altre località e di sensibilizzare tutte le forze sane del territorio creando le giuste sinergie tra il settore pubblico e privato affinché si possa avere il binomio perfetto tra sostenibilità e sviluppo, ed è quello che sto cercando di fare con il mio impegno politico. Vi ringrazio per l'attenzione. Bravissima, bravissima Assessore, ha dato quelle che sono anche le linee di come questa amministrazione si sta muovendo e su cosa vuole puntare. Prima di passare la parola alla nutrizionista, la dottoressa Barbara Capone, un passaggio, dottoressa. Tutti in qualche modo abbiamo evidenziato che questa terra è fatta di peculiarità, di storia, di cultura, di identità, e c'è un patrimonio che appartiene alla Calabria ma che fino ad oggi non è stato riconosciuto, che è quello della dieta mediterranea. La dieta mediterranea non molti ancora sanno purtroppo che è nata in Calabria, a Nicotera, ora provincia di Vibo Valentia, dove gli studi di Ansel Keys portarono pure proprio alla definizione di quella che è la dieta mediterranea. Poi purtroppo ci sono stati nei vari passaggi più che altro politici, la Calabria era in quel periodo era un po' distratta probabilmente, quindi non era più seduta ai tavoli istituzionali dove veniva riconosciuta anche come patrimonio UNESCO, e ci siamo persi questa caratteristica, questo patrimonio che appartiene alla nostra regione. La regione Calabria però nell'ottobre del 2015 formalizza una legge, normalizza una legge e la Calabria ritorna in possesso di questo patrimonio con la legge sulla dieta mediterranea. C'è qualche problema? No. La legge mediterranea di riferimento di Nicotera. In questa legge, forse viene da lì, sentiamo solo un cattivo odore tutto qui, sì, probabilmente di fritto, di qualcosa, se non è altro. Comunque, se vediamo alzare le fiamme ce ne accorgiamo, sì. Nella legge mediterranea, dottoressa,
Vengono prese in esame due aspetti, uno è quello storico-culturale, quindi di appartenenza di Nicotera, e tutta l'altra parte è quella medica, cioè di come una corretta alimentazione possa aiutare a prevenire molte malattie come quelle cardiovascolari o l'obesità. Quindi i nostri prodotti, tra l'altro, rappresentano proprio hanno delle peculiarità organolettiche particolari, e la cipolla rossa di Tropea è tra le prime in assoluto con delle particolarità. Ah, ecco. Eccolo, l'abbiamo trovato. Aveva ragione il sindaco. Vabbè. È un attentato pensato a noi. Vabbè. Dai, è passata. Quindi le passo il microfono, ho voluto sottolineare questa cosa anche per dovere di racconto e di cronaca di questa nostra terra di Calabria, che comunque ha tanto da dire. Grazie, buonasera a tutti. Sì, è l'intervento sul faro. Sì, è assolutamente vero quello che... In effetti la dieta mediterranea e in particolare numerosi alimenti, gli alimenti principe della dieta mediterranea presentano numerosi effetti. Ora parleremo appunto di quelli della cipolla, che sono assolutamente benefici per l'organismo, quindi effetti positivi sul nostro organismo. E in effetti si parla proprio di composti nutraceutici, ormai si parla di nutraceutica, che appunto significa, la parola stessa proprio significa l'unione di alimenti, della nutrizione con quelli che sono i benefici, diciamo tra virgolette farmacologici, da cui la parola, dell'alimento stesso, e la cipolla è sicuramente uno di questi. Infatti io spero di non dilungarmi troppo, perché sono veramente tanti gli effetti positivi che ha sulla nostra salute, è un alleato veramente indispensabile. Parto un po' dalle generalità. La cipolla è intanto costituita per il 92% da acqua, una quota proteica di circa l'1%, lipidi, quindi grassi scarsissimi, lo 0,1%, abbiamo poi una percentuale intorno al 6% di zuccheri, quindi una porzione glucidica, e poi la rimanente percentuale è determinata da sali minerali e vitamine. Le vitamine in particolare hanno appunto un consistente valore nutritivo, e la cipolla è ricca soprattutto di vitamina C, ma anche vitamine del gruppo B, vitamina E e vitamina A. Ha un bassissimo contenuto in sodio, e quindi rende questo appunto la cipolla adatta anche nei soggetti che soffrono di ipertensione, oltre ad avere uno spiccato potere diuretico. È inoltre ricca di numerosi appunto vitamine, ma anche sali minerali come l'acido folico, il ferro, lo zinco, il potassio, il fosforo, e a tutti questi elementi si devono quelli che sono gli effetti positivi. Parlavamo appunto di composti nutraceutici. In effetti le caratteristiche positive della cipolla rossa di Calabria, che possiamo in effetti definire come bulbo benefico, sono da attribuirsi a tre classi principali di composti nutraceutici, che sono i frutto oligosaccaridi o FOS, i flavonoidi e i composti solforati. I FOS, quindi questi composti frutto oligosaccaridi, sono presenti nelle parti più interne della cipolla, quindi nelle tuniche più interne. E perché sono importanti? Perché vanno a stimolare innanzitutto la crescita di specifici microrganismi presenti nel colon, quindi favoriscono ovviamente il benessere intestinale, quindi il benessere del colon, vanno ad incrementare l'assorbimento intestinale di calcio e di magnesio, quindi hanno un effetto positivo sulla salute ossea. Abbiamo poi i flavonoidi, in particolare antocianine e successivamente dei flavonoli. Più importante di questo è proprio la quercitina. Per quanto riguarda questi composti, innanzitutto diciamo che sono responsabili della tipica colorazione rossa, e infatti le antocianine sono note per conferire all'alimento, come la cipolla rossa appunto, la colorazione rossa violacea, mentre la quercitina in particolare ha uno spiccato effetto antinfiammatorio e antiossidante, quindi è sicuramente un alimento, la
la cipolla, un alimento fondamentale nell'ambito della dieta mediterranea, proprio nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Una nota importante è però legata proprio alla presenza di queste sostanze nella parte più esterna della cipolla. È fondamentale per la nostra salute quindi consumare la cipolla, diciamo, per intero, perché staccandole gli strati superficiali, quindi eliminando la parte superficiale della cipolla, noi perdiamo queste sostanze. Basti pensare che staccando i primi due strati della cipolla vengono persi il 20% circa di quercitina e oltre il 75% degli antociani. Quindi ovviamente l'ideale per la nostra salute è consumare la cipolla in toto sostanzialmente, quindi la parte carnosa e commestibile in toto, eliminando solo ovviamente la parte non commestibile. Altra cosa importante è sottolineare che queste sostanze importantissime vengono degradate con il calore, quindi fondamentale anche il metodo di preparazione, il metodo di cottura. L'ideale è sicuramente consumare le cipolle rosse a crudo per mantenere intatte tutte queste proprietà. Per quanto riguarda sempre il discorso della cipolla cruda, a volte si ci preoccupa un po' del problema di digestione. In realtà è stato ormai dimostrato che la cipolla cruda, il consumo di quantità non eccessive, proprio grazie alla presenza di un olio essenziale contenuto nella cipolla stessa, va addirittura a favorire la secrezione dei succhi gastrici e di conseguenza può essere assolutamente utile in tutte quelle problematiche che comportano una scarsa secrezione dei succhi gastrici, quindi non ci sono problemi nel suo consumo. Andando avanti nell'elenco di quelli che sono gli effetti benefici della cipolla, andiamo a vedere le caratteristiche legate ai composti solforati. I composti solforati sono quella parte, quegli elementi della cipolla che conferiscono il caratteristico aroma e sapore alla cipolla. E questi composti hanno una chiara azione antiossidante, detossificante, ma anche svolgono funzioni antitrombotiche e antipertensive. Questo vuol dire che agendo in maniera sinergica e coordinata, tutti questi elementi appunto intervengono nella prevenzione, come dicevo, di numerose problematiche, tra cui le malattie cardiovascolari. Altro dato importantissimo: in un recente studio è stato dimostrato che l'assunzione settimanale di 4-7 porzioni di cipolle rosse, pari a circa 2-3 cipolle, è stato associato a un miglioramento, quindi a un maggior beneficio nella riduzione del rischio di insorgenza di alcune tipologie di tumore, in particolare tumore del colon retto, della laringe e dell'esofago, ovviamente sempre nell'ambito di una corretta alimentazione, cioè uno stile di vita comunque sano ed equilibrato, ma mi rifaccio alla dieta mediterranea. Andando quindi poi avanti, la cipolla tra le numerose funzioni va certamente annoverata anche l'effetto ipoglicemizzante. La cipolla infatti contiene un particolare ormone vegetale che si chiama glucochinina. Questo tipo di ormone è in grado proprio di regolare la glicemia e va ad agire sul pancreas stimolando la produzione di insulina, che è appunto quell'ormone che fa abbassare l'insulina, e agendo in sinergia con altre molecole caratteristiche della cipolla rossa, che è la molecola PDS, aiuta anche ad allungare l'emivita dell'insulina stessa e quindi appunto aiutare a tenere la glicemia più stabile. Ha ancora un'azione disinfettante. La cipolla rossa infatti risulta attiva contro i batteri, come quelli responsabili della comparsa dei brufoli. E proprio perché abbiamo detto che ci sono i composti solforati, cioè composti a base di zolfo, è molto utile per la cura dell'acne e della dermatite seborroica. Ancora, abbiamo proprietà antibatteriche e antifungine, quindi la cipolla risulta essere utile anche come conservante, quindi da aggiungere agli alimenti proprio come conservante. Tra gli altri componenti con attività nutraceutica, la cipolla, seppur in misura minore di quelli che abbiamo appena elencato, contiene i carotenoidi, in particolare la luteina e la zeaxantina, che sono di fondamentale efficacia per contrastare le patologie a carico dell'occhio legate
legati all'età, come ad esempio la degenerazione della macula e la cataratta. Di fatto quindi abbiamo fatto questa carrellata di effetti positivi che sono effettivamente numerosi. Concludendo, in effetti possiamo dire che la cipolla rossa di Calabria è sicuramente un importante alleato per la nostra salute. Come già detto, l'ideale è consumarla a crudo e appunto consumarne anche quotidianamente, cioè inserirla abitualmente all'interno della nostra dieta in maniera tale da poter apprezzarne non solo ovviamente il sapore, ma tutti quelli che sono i suoi benefici. Grazie, grazie. È stata una vera e propria lezione accademica sulla cipolla di Tropea. Abbiamo sicuramente appreso tutti molto. Adesso non resta che assaggiarla, appunto, attraverso le ricette, anche assessore, vero? I nostri operatori sono i ristoranti e comunque anche in questi 3 giorni i vari stand avrete modo di assaggiarla nelle diverse caratteristiche, anche e soprattutto, dottoressa, ripetiamo, a crudo, perché da noi si mangia già crudo, si usa quasi come il prezzemolo da noi, la nostra cipolla rossa la mettiamo ovunque. Lascio le conclusioni di questo incontro, convegno, così come ha sottolineato il sindaco, al presidente dell'Umpli, provincia di Cosenza, Antonello Grossolavalle, nonché consigliere nazionale per la Calabria a Roma delle nostre Pro Loco. In più c'è da sottolineare un altro aspetto, assessore, anche Amantea Campora fanno parte di quello che è il GAL, il gruppo d'azione locale, che è ritornato in maniera preponderante da questo ultimo governo nel PSR, nel piano dello sviluppo rurale, assumendo quindi quell'aspetto di linee guida di attività in essere, appunto per innescare quelli che sono processi di conoscenza dei territori e di difesa. E le Pro Loco fanno parte per la prima volta dei GAL nei CDA, quindi anche questo è un aspetto molto molto importante, perché come diceva il sindaco, le Pro Loco non sono più gli enti che organizzano le sagre, che hanno quella loro importanza, ma risiedono a quei tavoli dove si decidono anche le azioni da mettere in campo, che non vengono più calate dall'altro, ma che rispettano appunto i territori e ascoltano i territori a secondo delle loro caratteristiche ed esigenze. Presidente, abbiamo parlato di tutto, di un prodotto, partendo da un prodotto tipico, abbiamo parlato di enogastronomia, di turismo rurale, di borghi, di dieta mediterranea, di driver, così come li definisce lei, che diano la spinta alla crescita e allo sviluppo dei nostri territori. Le Pro Loco oggi sono anche questo. Sì, grazie, buonasera a tutti, grazie per il saluto. Mi ha preceduto negli interventi all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Pizzino, unitamente alla bravissima assessora al turismo e all'agricoltura Concetta Veltri, e oltre all'importante e necessaria lezione, indicazione della nutrizionista. È una giornata, è un evento importante questo legato alla cipolla rossa di Tropea IGP Calabria, ma è importante anche perché rimette, come dire, al centro quello che è un prodotto necessario, importante. Io ovviamente porto anche i saluti GAL STS Savuto Tirreno Serre Cosentino, che mi onoro di rappresentare in consiglio d'amministrazione, quindi porto il saluto del presidente, l'ingegner Luigi Provenzano, unitamente a tutti i colleghi del CDA, evidenziando l'importanza del GAL, ma evidenziando anche quelli che sono i 2 bandi in pubblicazione sul sito www.sts.it.
www.ilbandi.it, che sono i bandi appunto legati alla misura 6.4 e 6.2. La 6.4 è un bando per il sostegno alla diversificazione delle imprese agricole, mentre il bando 6.2 riguarda le attività extra-agricole, soprattutto e in modo indissolubile, legato esclusivamente a quelle azioni di start-up. Quindi vi invito a seguire quello che viene pubblicato nel sito istituzionale del GAL, ma anche a partecipare, perché il GAL ovviamente può incentivare determinate misure, come dicevo, nella misura 6.4 e 6.2. Ritornando al mio ruolo sindaco, anche principale, diciamo, di rappresentante delle province, ovviamente il plauso e l'encomio alla Proloco Campora San Giovanni per l'impegno costante e soprattutto per l'animazione culturale e sociale che durante tutto l'anno svolge al fine esclusivo del bene comune e della collettività. Quindi questo è un'evidenza che voglio sempre fare e sempre dettare, proprio per qualificare le Proloco che operano, che sono presenti, e le Proloco che fanno coesione e aggregazione. Come Umbli, la nostra governance è una governance di qualità, nel senso che appartengono all'Umbli le Proloco attive che qualificano i territori e che tentano e vogliono elevare quella che è un'immagine di coesione, di integrazione e di collaborazione. Quindi questa è la linea imprescindibile dell'Umbli, proprio perché abbiamo, come dire, con grande senso di sacrificio e con grande senso di legame verso i territori, abbiamo qualificato e innalzato le Proloco, quindi l'impegno delle Proloco, che è un impegno che anche ha determinato negli ultimi tempi anche un elevato impatto sociale, perché oggi le Proloco, oltre a quella che è una missione principale di valorizzazione e di promozione, fanno anche quella che deve essere un'elevazione di un apparato sociale, un'elevazione di rapporti, di relazioni, ma anche un nuovo modo di poter integrare persone, cittadini e pubblica amministrazione. Su questo dall'inizio abbiamo indicato, ecco, questo indirizzo, e quello di stasera è l'apertura di una grande intuizione e l'apertura di una grande manifestazione che tra l'altro, assessore, è stata istituzionalizzata, quindi è una manifestazione che è stata... Questa cosa me l'ero scordata, ma è importantissima. La nostra amministrazione ha istituzionalizzato proprio questa festa perché ha una grande importanza per la nostra città. Grazie per avermelo ricordato. Io non mi ero permesso di dire proprio questo, proprio perché volevo dare la parola proprio e spazio soprattutto all'assessore, che è merito suo se stiamo portando avanti delle iniziative. Domani, questo ve lo posso già dire adesso, approveremo definitivamente la delibera di giunta portata avanti dall'assessore Veltri per quanto riguarda l'esproprio. Per domani faremo questa delibera portata avanti dall'assessore, quindi sicuramente questo è un, per quanto riguarda l'archeologia. L'altra, diciamo, quello della cipolla, sicuramente. Quindi la memoria mi ha rafforzato su quella che è un virtuosismo di una sana amministrazione e quindi di un buon governo, perché poi l'amministrazione, oltre a pensare all'ordinarietà
che oggi è diventata alquanto difficile e complicata, pensa anche alle azioni straordinarie che sono come questa dell'istituzione di un evento importante come questo legato al prodotto autoctono, prodotto tipico. E proprio questo prodotto tipico determina e deve determinare quello che diceva l'assessore Veltri, un vero turismo rurale, perché poi noi facciamo questo ragionamento e cerco di essere sintetico, perché diversamente il presidente Isabella, che ringrazio all'infinito, poi mi inizia a fare il segnale di tagliare, però mi piace poi fare delle riflessioni insieme a voi, proprio legando quelli che sono i punti salienti per determinare lo sviluppo locale. Il GAL determina alcune azioni, l'UMPLI ne determina altre. Ovviamente, per fortuna, dico, oggi il turismo e l'agricoltura viaggiano a braccetto, così come a livello nazionale il Ministero è stato accorpato, anche l'amministrazione, e questo è un altro segnale di virtuosismo e di lungimiranza, anche l'amministrazione di Amantea ha accorpato, perché solitamente erano staccati, invece turismo e agricoltura è bene tenerli insieme anche per questo ragionamento che stiamo disquisendo, il fattore legato al turismo rurale, quindi un turismo rurale che può crescere, che deve crescere, ma che deve essere in una linea destagionalizzante, perché oggi ovviamente siamo in un turismo maturo, diciamo in un turismo che comunque è consolidato, che è un turismo legato al mare, quindi al turismo balneare. Il turismo rurale si deve legare a un turismo che deve coprire un arco differente, ma che deve coprire anche un altro sentimento, che è il sentimento esperienziale, perché legato al turismo rurale dobbiamo legare quella che è la produzione di un prodotto tipico, quella che è la storia di quel prodotto tipico e quella che sono tutte le fasi di questo prodotto, ovviamente dopo legandolo a quello che è il senso del gusto. Quindi la ruralità è la riscoperta di zone differenti dalle zone balneari, ma le zone che devono collegare e coniugare quelli che sono i prodotti, e questo sicuramente può incentivare quella che è una ripresa di un turismo che non si deve e non si può fermare soltanto nel periodo cosiddetto maturo e cosiddetto consolidato, quindi nel periodo balneare. La nostra forza, lo diceva il sindaco, è quella di creare il partenariato. Oggi noi considerate che siamo nelle aree svantaggiate del Mediterraneo, però alcune aree del Mediterraneo si sono rafforzate, creando un partenariato ampio e creando e inserendo nella programmazione del partenariato ampio, pubblico e privato, quelli che sono gli indirizzi per favorire la crescita del turismo. In alcune aree della Spagna, ad esempio, per intenderci, stanno puntando tantissimo proprio su questo segmento, sul turismo rurale, quindi sull'enogastronomia e sull'agroalimentare, perché è necessario legare e intersecare il turismo al gusto, il turismo al prodotto, il turismo a quella che è tutta una sorta di processi legati alla conoscenza di quel prodotto, alla produzione e alla storia, che poi si ricollega ad un pilastro dell'Umbli che portiamo avanti da tantissimo tempo, che è quello appunto dell'immaterialità, perché poi nell'immaterialità ci sono gli usi, i costumi e le tradizioni, ma questo si può anche inserire
nel turismo religioso, sindaco, perché anche durante le cosiddette feste padronali oppure feste legate ad una ad un santo, ad un comunque ad un personaggio che ha un, come dire, un simbolo e un'entità religiosa e spirituale, si collega anche al prodotto tipico, al prodotto che o al piatto tipico che si utilizzava negli anni passati. Quindi immaginate un pochino che cosa può uscire fuori anche, come dire, facendo leva a quelli che sono i calabresi all'estero. Quindi sicuramente il turismo rurale, così come il turismo contemporaneo che abbraccia una serie di... è multidisciplinare, oggi il turismo è multidisciplinare, quindi che abbraccia una serie di indirizzi, il turismo rurale ha una posizione importantissima e rilevante. Un'ultimissima cosa, e mi avvicino alle conclusioni, con questo festival e quindi con questa iniziativa Campora si è candidata, quindi la prologo grazie ad un impegno costante, perché le cose poi non si fanno per simpatia, questo lasciatemelo passare, ma lo si fanno per competenza, per qualità, per senso di legame, di partecipazione, di assiduità. La prologo di Campora ha candidato, e questo ve lo dico con grande orgoglio, questo evento nell'albo delle sagre di qualità, quindi a livello nazionale. Quindi Campora sarà la prima proloco, la prima città, il primo territorio, quindi Amantea Campora, quindi Campora come territorio del comune di Amantea, sarà il primo, come dire, il primo comune, la prima proloco che sarà iscritta in questo albo nazionale relativo alla sagra, al riconoscimento della sagra di qualità. Una sagra che deve rispettare alcuni criteri, quindi non, ribadisco, non per simpatia e né tantomeno per, come dire, per sorteggio, è stata selezionata, individuata per alcuni criteri e soprattutto per il rispetto di questa elencazione di criteri. Quindi il plauso alla Proloco Campora San Giovanni, unitamente a tutto il gruppo, perché poi la Proloco, ovviamente il Presidente porta sulle spalle determinate responsabilità, però la Proloco è fatta da un gruppo di buona volontà, un gruppo che con grande senso di abnegazione e con senso di volontariato, perché nessuno paga, anzi negli anni a venire, Assessore e Sindaco, io penserò anche ad un'azione di premialità per le proloco, così come una premialità per la pubblica amministrazione, perché la sensibilità ovviamente la dobbiamo pure misurare, sia da parte dell'ente pubblico, ma anche di quelle proloco che con continuità portano determinati programmi. E la proloco di Campora è una delle proloco, se non le poche proloco, che con grande sacrificio portano avanti determinata azione tutto l'anno, dal turismo alla cultura al sociale. Quindi questi sono i settori che racchiudono la missione delle proloco in modo principale. Quindi Campora, ovviamente grazie al Presidente Antonio Isabella, ma grazie a tutto il gruppo, a Mimmo De Luca, a tutto il gruppo, alla moglie del Presidente che poi prepara determinate, come dire, determinati addobbi e abbellimenti, idee innovative. Quindi questa proloco si è classificata tra le prime proloco
per dinamismo, per attività, per qualità, per integrazione, per coesione, per alcuni criteri che l'hanno portata ad essere e a stare nell'albo delle sagre di qualità. Io mi avvicino alle conclusioni ringraziando tutti voi e ringraziando tutto chi comprende il sacrificio che le associazioni, e consentitemi nello specifico che le Proloco, portano avanti per la finalità unica ed esclusiva che è quella del bene comune, ma anche quella di far rivivere momenti storici, ma far rivivere anche momenti relazionali che oggi diventano sempre più importanti, perché purtroppo questa società sta cancellando le relazioni, i rapporti e il momento di felicità che si deve e si può vivere tra le comunità che ospitano i turisti, perché queste sono comunità accoglienti, non sono comunità che non vogliono bene i turisti, vogliono bene i turisti, li accolgono con il sorriso e vogliono che i turisti e i visitatori possano ritornare non soltanto nel periodo estivo, quindi nel periodo balneare, ma soprattutto nel periodo al di fuori della stagione estiva. E questo lo si fa veramente portando avanti, così come lo fanno le Proloco, quel sentimento gioioso e quel punto di riferimento per tutti, turisti e cittadini. Vi ringrazio. Grazie, grazie. Una frase solo per concludere questo momento. No, tranquillo Presidente, giusto anche per salutare e racchiudere un po' tutto quello che è stato detto. E c'era un grande personaggio storico che era Corrado Alvaro, che diceva che i calabresi hanno bisogno di essere parlati, sindaco, oggi i calabresi hanno bisogno di essere raccontati invece, e questa è la Calabria bella che vi vogliamo lasciare. Leonida Repaci diceva che noi non siamo un'indicazione geografica, ma siamo uno stato d'animo, e quindi in qualche modo ce l'abbiamo introiettato nel nostro DNA, quelle che sono poi messe a sistema turismi di qualità esperienziali o rurali o religiose. Ricordiamo anche San Francesco, il nostro patrono, che tra l'altro, dottoressa, è stato il primo vegano a livello mondiale. Lui con la quarta regola ha istituito, non era un vegetariano, ma proprio un vegano, che viene infatti anche più volte nominato nella legge sulla dieta mediterranea, nella dieta mediterranea, proprio perché è stato uno dei primi a evidenziare che la corretta alimentazione serviva all'animo e al corpo. Quindi grazie per essere stati con noi. Naturalmente, sindaco, l'invito è quello di godere di questi ultimi giorni che rimangono, ma di venirci a trovare anche durante l'inverno. Sì, lascio a lei. Allora, io volevo soltanto rappresentare la visione futuristica di chi ha iniziato ad investire nella cipolla. Cioè, ne ha parlato prima con Getta Verti, lei dice: io sono della terza generazione. Chi era della prima generazione, cioè il suo nonno, vedeva già quello che noi stiamo vedendo adesso. E abbiamo capito questa sera che la produzione della cipolla diventa un esempio e un modello imprenditoriale non solo per il nostro comprensorio, difficilmente imitabile proprio per le caratteristiche organolettiche proprio del luogo, ma che incentiva la cultura e l'arte culinaria che si basano, caro Antonello Lavaglio, questo lo voglio dire, si basano su un valore derivante dai marcatori identitari distintivi. Questo ci tengo a sottolinearlo, perché ho già fatto l'articolo, io l'ho già messo su Facebook, quindi ho scritto già l'articolo, quindi ho già parlato di voi, ho parlato di questa bella manifestazione che veicolerà solitamente positività non solo per il nostro
territorio, ma secondo me di questo convegno, che è il primo convegno, non è soltanto un festival, noi non ci accontentiamo soltanto delle sagre come qualcuno ha permesso di dire, ma già dalle relazioni che ci sono state questa sera, la dottoressa Capone, Barbara Capone, una nutrizionista, ci fa capire che non ci dobbiamo fermare a quello che si vede, ma dobbiamo entrare a gamba tesa cercando di portare a galla quello che gli altri non riescono a vedere. Quindi penso che la mission, l'obiettivo è stato raggiunto. Ringrazio quindi ancora una volta la Proloco, l'Umbli, la bravissima giornalista, la relatrice per quanto attiene come nutrizionista, ma ringrazio soprattutto quello che si può fare quando un assessorato come quella al turismo, collegata anche con quello, diciamo, all'agricoltura, riesce a fare. Quindi abbiamo visto bene, speriamo comunque che queste eccellenze possano dare il frutto sperato. Grazie, grazie di cuore. Grazie a tutti e ovviamente un grazie, Sindaco, unito al suo, verso la giornalista Fabrizia Arcuri, che è sempre presente, ci affianca e ci dà anche, come dire, quella possibilità di veicolare e raccontare le cose belle, veicolare, ecco, quelle che sono le tante iniziative delle Proloco. Grazie a tutti, grazie. Grazie, grazie anche da parte mia, perché veramente è stata molto molto brava, grazie. Comunque siamo in meno.